Prende la parola il signor Vivan. Intanto c'era il Dox Sumara. Vorrei puntualizzare alcune cose, molte cose sono state dette, ma c'è ancora parecchio da dire. Prima di tutto vorrei sfatare una cosa. Qui in Italia non abbiamo bisogno di nuove centrali. Se pensiamo che l'Italia ha una capacità produttiva di 95 gigawatt contro un picco massimo di 57 gigawatt, questo basterebbe per dire no, non facciamo queste centrali. Se poi aggiungiamo che qui, come ha detto Fagotto, abbiamo una situazione in un centro rurale come il Long Kong di Annon, dove per chilometri Long Kong di Concordia, sì, scusate, per chilometri non ci sono centri urbani o siti che possono inquinare, e lì c'è una situazione che è uguale al centro di San Donato, uguale al centro di San Donato. Qui qualcosa ci fa pensare questo dato, e bisogna comunque tenerne conto a nostro avviso, tenendo presente anche che noi con questa situazione dell'aria, se i nostri turisti che vengono qui nelle nostre spiagge per passare il loro periodo di riposo sapessero che qualità d'aria stanno respirando e quale pericolo stanno correndo per questa nuova dislocazione di queste centrali, penso che un settore a forte propensione di manodopera se ne andrebbe un po'. Comunque ne risentirebbe. Tenendo presente che queste centrali di manodopera non fanno nessun saldo. Se c'era il Dox, quello di c'era il Dox, lo stesso produttore Fanin dice che sì e no, ci andrà una persona e mezza, due, questo fa capire sotto l'aspetto di manodopera cosa viene impiegata lì. C'è un altro aspetto poi che riguarda la manodopera. Qui abbiamo una produzione di vino DOC. Queste polveri sottili vanno a peggiorare ancora quelle colture, perché questi inquinanti non fanno solo male alle persone, fanno male anche alle piante. Tant'è che l'ARPAV, oltre che allo studio per la salute delle persone, sta facendo anche uno studio sulla salute delle nostre piante. E un'ultima cosa, noi paghiamo, perché ognuno di noi paga il 7% nella bolletta dell'Enel per così contribuire alla espansione delle fonti rinnovabili. Questo 7% va quindi anche alla creazione di queste centrali a biomassa, quindi noi paghiamo per essere inquinati. Grazie.